iniziamo questa ultima lezione dedicata ai ritocchi finali con un pennello 00 ed il colore bianco di titanio. Dipingiamo questi riflessi principali del bicchiere. Pulito il pennello solamente sulla carta assorbente, dipingiamo attorno al bianco appena steso con il colore ciano. Giriamo il dipinto per essere più precisi e dipingiamo questa parte sempre con il colore ciano. In questa parte trasciniamo avanti sopra le caramelle l'azzurro che abbiamo sul pennello. Con lo stesso colore dipingiamo anche un anello al centro del riflesso principale. Colore ciano, vicino all'azzurro appena dipinto. Laviamo il pennello nell'acqua ragia, lo asciughiamo sulla carta, lo intingiamo nel medium, liquin original, lo ripassiamo sulla carta per togliere il prodotto in eccesso, cioè questa la chiamerò solita procedura, e con il colore blu di Prussia dipingiamo attorno al colore ciano dipinto sin d'ora. Cambiamo pennello, prendiamo un numero 2 e con una miscela di colore tra bianco di titanio e colore ciano creiamo un azzurro. Sporchiamo leggermente con questa tonalità il pennello e ci portiamo avanti i riflessi sopra le caramelle. Usiamo poco colore, eseguiamo una velatura leggera.
Senza pulire il pennello, prendiamo ora del colore blu di Prussia e lo dipingiamo a sfumare a fianco alle parti azzurre appena dipinte. Ripeschiamo il blu di Prussia, sempre in velatura leggera. All'occorrenza diluiamo con il medium man mano che andiamo a dipingere verso la parte più scura del bicchiere. Girato il dipinto, proseguiamo sempre con lo stesso procedimento anche in questa parte, quindi tonalità C1 in velatura leggera. Aggiungiamo sempre in velatura del blu di Prussia al nostro pennello, senza pulirlo o lavarlo man mano che ci allontaniamo dal riflesso. Per togliere eventuali pennellate visibili, passiamo un pennello senza punta asciutto. Spazzoliamo oppure passiamo con delicate pennellate. L'opzione la dovete scegliere voi in base alla situazione che vi trovate davanti. Pulito il pennello solo sulla carta assorbente, pesco dell'altro colore C1, tolgo il colore in eccesso sempre sulla carta assorbente e accentuiamo la gradazione attorno al riflesso principale del bicchiere. Qui facciamo un nuovo riflesso con il colore C1 e sfumiamo attorno con il blu di Prussia. Con la stessa tonalità C1 dipingiamo qualche nuovo riflesso nel vetro e sfumiamo attorno sempre con il blu di Prussia. Sfumiamo con un pennello senza punta asciutto. Fatto questo, possiamo anche usare il ventaglio, sempre da usare asciutto. Diamo qualche pennellata seguendo la stessa direzione parallela del bordo del bicchiere. Al colore che abbiamo sul pennello usato poco fa, aggiungiamo un pizzico di bianco di titanio e dipingiamo in queste parti dei riflessi. Come vedete, sto trascinando il colore è poco diluito. Con un pennello asciutto perfezioniamo e sfumiamo.
colore bianco di titanio, e pulito il pennello sulla carta, dipingiamo con il blu di Prussia attorno. Con il colore che abbiamo sul pennello, aumentiamo l'alone di riflesso attorno. Sfumiamo con un pennello senza punta asciutto. Ora con un pennello 00 e la tonalità 5 evidenziamo la tavola che si riflette sul bicchiere. Attenzione, non usiamo troppo colore, ad aggiungere facciamo sempre a tempo. Senza pulire il pennello, lo intingiamo nella tonalità 3, tavolozza usata per la tavola di legno, e degradiamo il riflesso verso l'alto. Sfumiamo con un pennello senza punta asciutto. Con il colore che abbiamo sul pennello, eseguiamo qualche altro riflesso. E sfumiamo attorno con un pennello asciutto. Sempre con il colore che abbiamo sul pennello, ripeschiamo un pizzico di tonalità C1 ed eseguiamo un riflesso che in realtà nel file fotografico che abbiamo in dotazione non esiste. Sfumiamo attorno con il colore blu di Prussia. A volte un riflesso, anche inventato, può essere utile per risolvere una parte del bicchiere che magari risulta piatta e inconsistente. Non preoccupiamoci se in realtà questo riflesso non c'è. Nessuno farà il controllo con il file modello. E voi avrete messo qualcosa in più di vostro nell'opera. Qualche colpetto con il pennello a ventaglio asciutto. Aggiungiamo del bianco di titanio al colore che abbiamo sul pennello 00 ed accentuiamo il riflesso. Con lo stesso pennello eseguiamo qualche altro riflesso che andremo a degradare con il colore blu di Prussia raccolto senza pulire il pennello. Qualche pennellata nella direzione giusta con il ventaglio asciutto ed anche questo riflesso è risolto. Queste parti che ci sembrano svampite, opache, con dubbia forma, con la verniciatura finale riacquisteranno la loro plasticità e brillantezza. Questa evaporazione è una particolarità dei colori ad olio. Il nostro dipinto alla fine sarà migliore di come ci sembrerà durante la pittura, soprattutto se questo ha come predominanza le tonalità scure, come in questo caso. Pennello 00 e bianco di titanio per questo riflesso sul bordo. E attorno, con il blu di Prussia, sfumiamo. Con un pennello 00
il bianco di titanio sporcato di tonalità C1 dipingiamo i punti più luminosi sulla tavola. Accentuiamo il riflesso del bicchiere sul tavolo con lo stesso colore che abbiamo sul pennello. Un tocco agli zuccherini, sempre con il colore che abbiamo sul pennello. E a questo punto il dipinto è terminato. Attenderemo la finitura con la vernice rispettando i tempi consigliati sulla confezione del prodotto che andremo ad usare. Ed il nostro dipinto si trasformerà da così a così.